Ciao carissime, bentornate nel mio canale YouTube. Oggi vi propongo questa bomboniera o sacchettino porta bijou. Se vi piace e volete realizzarlo anche voi, seguite il video tutorial. Materiale occorrente: cotone fiocco azzurro, bianco, uncinetto numero 3, ago da lana, due perline e la forbice, anello magico, e lavoriamo nel cerchio 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo con una maglia bassissima. Una catenella, secondo giro 12 maglie basse, quindi 2 maglie basse in ogni punto del giro precedente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Punto successivo, senza chiudere il giro, lavoro la prima maglia bassa e metto il marcapunti e lavoro per tutto il giro una maglia bassa più un aumento. Quindi nel punto successivo faccio 2 maglie basse nello stesso punto, poi una maglia bassa e 2 maglie basse nello stesso punto, per un totale di 18 maglie basse. Tolgo il marcapunti e lavoro il nuovo giro. Realizzo 2 maglie basse. Una, due, metto il marcapunti sulla prima e un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 2 maglie basse e una maglia bassa nello stesso punto, per un totale di 24 maglie basse. Tolgo il marcapunti e comincio il nuovo giro. Nuovo giro, lavoriamo 3 maglie basse più un aumento. Lavoro la prima e metto il marcapunti. Una, l'ho fatta, due, tre, più 2 nello stesso punto, 1 e 2, 1, 2, 3 e l'aumento, per un totale di 30 maglie basse. Tolgo il marcapunti e comincio il nuovo giro, l'ultimo. Lavoriamo 4 maglie basse più un aumento. Una e rimetto il marcapunti. 2, 4,
4 e l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e l'aumento. E continuo così per tutto il giro. Per un totale di 36 maglie basse. Tolgo il marcapunti. Ecco, chiudo il giro con una maglia bassissima ma lavorata in costa dietro. Quindi prendo l'asola dietro e chiudo il giro. Così. Lavoro 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa. E poi lavoro tutto il giro a maglia bassa in costa dietro, quindi prendiamo l'asolina dietro del punto e lavoriamo tutto il giro per un totale di 36 maglie basse, quindi qui non facciamo nessun aumento. Lavoriamo sempre in costa dietro. Chiudo il giro con una maglia bassissima sempre in costa dietro. Ora lavoriamo il nuovo giro a maglia bassa, lavorata normalmente. Quindi facciamo 2 catenelle e poi proseguo a lavorare tutto il giro a maglia bassa normale, non in costa dietro, eh? Quindi nuovamente lavoriamo 36 maglie basse. Chiudo il giro con una maglia bassissima, tiro e taglio il filo. Faccio il nodino. E abbiamo realizzato la base. Ora cambiamo il colore e prendiamo il bianco. Entro qui, nello stesso punto dove ho tagliato il filo. Faccio passare il filo bianco, faccio la prima catenella prendendo anche il codino, lascio poi il codino e lavoro altre 2 catenelle. Una. Nello stesso punto lavoro 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5 per un totale di 6 maglie alte. La prima è sostituita dalle catenelle. Ora saltiamo 2 maglie di base, una e due. Entro nella terza e lavoro una maglia bassa. Salto 2 maglie di base, una, due. Vado nella terza e lavoro nuovamente 6 maglie alte nello stesso punto. 2, 3, 4, 5 e 6. Salto 2 maglie di base, 1, 2. Vado nella terza e lavoro la maglia bassa. E ho realizzato i primi 2 archetti. Nuovamente salto 2 maglie di base, vado nella terza e lavoro 6 maglie alte nello stesso punto. Una, due, tre. 4, 5 e 6.
Salto due maglie di base, vado nella terza e lavoro una maglia bassa. E procedo così per tutto il giro. Sono a fine giro e ho i due spazi. Quindi vado direttamente nel primo punto del primo archetto e chiudo con una maglia bassissima. E ho ultimato così il primo giro. Ora, sempre con il bianco, dobbiamo lavorare un secondo giro. Quindi, prima di tutto, facciamo due maglie bassissime e raggiungiamo la punta dell'archetto qui. Poi facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. E cominciamo così il nuovo giro. Filo sull'uncinetto, andiamo qui dove c'è la maglia bassa. E in questa maglia bassa lavoriamo le 6 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi vedete, abbiamo fatto un archetto tra i due archetti del giro precedente. Andiamo a chiuderlo sulla terza maglia alta qui con una maglia bassa e blocchiamo così l'archetto. Andiamo nuovamente nella maglia bassa successiva qui in mezzo tra i due archetti. Entriamo. E lavoriamo le 6 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo sulla terza maglia alta e lavoriamo la maglia bassa e chiudiamo così l'archetto tra i due archetti del giro precedente. Nuovamente andiamo nella maglia bassa successiva del giro precedente. Entriamo e lavoriamo le 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo 1, 2, 3 e lavoriamo la maglia bassa e chiudiamo così anche questo archetto. E continuiamo così per tutto il giro. Sono a fine giro. E ora vado sulla maglia bassa iniziale che abbiamo fatto, chiudo con una maglia bassissima, tiro il filo e lo taglio, faccio il nodino e ora cambiamo il colore. Ho nascosto i fili all'interno del lavoro, così il lavoro è più pulito. Ora prendo il filo azzurro. Vado in un punto basso qualsiasi del giro, entro e prendo il filo. Prendo anche il codino e faccio la prima catenella. Lavoro altre 2 catenelle, così in tutto sono 3. Stesso punto nel punto basso che abbiamo scelto, lavoro le altre 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. Vado sull'archetto bianco, entro nella terza e lavoro una maglia bassa. Così.
Filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa successiva del giro precedente e lavoro un nuovo archetto di 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado nell'archetto bianco, terzo punto, e lavoro la maglia bassa e chiudo così l'archetto. E continuo così per tutto il giro. Sono a fine giro, lavoro la maglia bassa sulla terza maglia alta bianca e chiudo con una maglia bassissima entrando nel primo punto dell'archetto. E ho completato così questo giro. Ora, col bianco avete visto che abbiamo fatto due giri, quindi anche con l'azzurro ne facciamo due. Quindi andiamo con delle maglie bassissime, ne facciamo due, una, due, e raggiungiamo il centro dell'archetto e cominciamo il giro successivo. Quindi entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Poi andiamo nella maglia bassa tra i due archetti e lavoriamo le 6 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque e 6. Vado nel terzo punto del giro precedente sull'archetto e lavoro la maglia bassa. E ho cominciato il nuovo giro inserendo l'archetto nel primo giro. Dopo la maglia bassa sull'archetto, vado nella maglia bassa successiva e lavoro le 6 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado sull'archetto successivo e lavoro la maglia bassa. E continuo così per tutto il giro. Entro nella maglia bassa e chiudo con una maglia bassissima e ho ultimato questi due giri con il colore azzurro. Ora tiro il filo, taglio e faccio il nodino così. Ora prendiamo il bianco nuovamente. Entriamo in una maglia bassa qualsiasi e facciamo entrare il filo. Faccio la prima catenella tenendo anche il codino, così lo fisso, e faccio 2 catenelle, così ho la mia prima maglia alta e nuovamente sempre nella maglia bassa lavoro un totale di 6 maglie alte. 3, 4, 5 e 6. Vado sulla terza maglia alta, azzurra, e lavoro la maglia alta. E ho cominciato il nuovo giro con il bianco. Ora continuiamo per tutto il giro come abbiamo fatto qui e facciamo nuovamente due giri bianchi come abbiamo fatto qui. Una volta ultimati i due giri bianchi, ci fermiamo perché il lavoro cambia. Quindi ora procedete da sole e realizzate questo giro e poi il successivo.
Ed ecco, ho ultimato anche i due giri con il bianco. Il sacchettino, vedete, ha preso forma. Arrivati a questo punto, riprendiamo l'azzurro. Entriamo dove c'è la maglia bassa, una qualsiasi del giro, e facciamo passare il filo. Prendo anche il codino e lavoro la prima catenella. Lascio il codino e lavoro 2 catenelle, una e due. Ora dobbiamo lavorare per tutto il giro una maglia alta, una catenella e saltare uno spazio. Quindi qui abbiamo 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta, quindi facciamo una catenella in più. Saltiamo un punto, andiamo nel secondo e lavoriamo una maglia alta, una catenella. Saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo la maglia alta. Una catenella, saltiamo un punto, andiamo in quello successivo. E lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo la maglia alta, una catenella, saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo la maglia alta, una catenella, saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo la maglia alta. E continuiamo così per tutto il giro. Sono arrivata a fine giro. E ora realizziamo l'ultimo giro. Creiamo un bordino a sacchettino, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel foro lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. In totale 3, comprese le catenelle. Poi lavoriamo un pippiolino formato da 3 catenelle e una maglia bassa. E sempre nello stesso spazio lavoriamo nuovamente 3 maglie alte. 2 e 3. Ora andiamo nello spazio successivo e ripetiamo lo stesso procedimento. 3 maglie alte, un pippiolino formato da 3 catenelle e una maglia bassa, e sempre nello stesso foro 3 maglie alte, una, due e tre. Spazio successivo. Entriamo e lavoriamo nuovamente 3 maglie alte. 2 e 3. 3 catenelle e una maglia bassa che formano il pippiolino. E nuovamente, sempre nello stesso spazio, 3 maglie alte. 2 e 3. Così. E procediamo per tutto il giro. Quindi in ogni foro 3 maglie alte, un pippiolino, 3 maglie alte. Foro successivo, 3 maglie alte, un pippiolino, 3 maglie alte e così via. Ho ultimato tutto il giro. Ho chiuso con una maglia bassissima. E ho già inserito tutto il filo nel lavoro. Ora dobbiamo andare a preparare. Ora prepariamo il laccetto che verrà inserito qui. Vi mostro questo che io ho già fatto rosa. Il laccetto con due perline.
Vedete, questo è piuttosto ampio, però una volta che tirate il laccetto, vedete, resta carino così. E potete anche metterci il tulle con i confetti. Per il laccetto prendiamo il filo azzurro e infiliamo due perline. Lavoro un cappietto, avvicino la prima perlina, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso il cappietto e la perlina resta bloccata. Ora procedo e lavoro in tutto 100 catenelle. Ne ho realizzate già 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ho lavorato le 100 catenelle. Ora avvicino anche la seconda perlina e la blocco con la catenella. Tiro il filo, taglio. E faccio il nodo. Prendo un ago, vado a fare un nodino qui intorno alla perla. Così. Poi prendo l'ago in fila perle, perché questa perlina ha il buchino proprio sottile. Così faccio passare per una seconda volta così. Così una volta uscito dalla perla posso tagliare il filo. Così. Ecco, faccio lo stesso lavoro anche sull'altro lato. Così il cordoncino è fatto. Ora prendiamo il sacchettino e facciamo passare il cordoncino. Nei fori di maglia alte catenelle. Così. Eccoci qui. Mettiamo bene alla pari. Una volta infilato il laccetto, basta tirare e il sacchettino si chiude. Così. Facciamo l'asola. Così. Il sacchettino è fatto. Ed ecco, ho ultimato il mio sacchettino. Potete utilizzarlo ci potete mettere dentro il sacchettino con i confetti come bomboniera oppure come sacchettino portagioielli. Il progetto è così ultimato. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccando anche sulla campanellina. Così ogni volta che
realizzerò un video, riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia. Al prossimo progetto. Ciao a tutte!